Per le indagini fatte si è scoperto che dentro questi flussi ci sono anche attività illecite. Estendere il delitto di traffico, attività organizzata di traffico illecito di rifiuti all'Europa. Procuratore, questo rapporto è dedicato a Paolo Borsellino, anche a Giovanni Falcone. L'inchiesta sulla trattativa di Palermo non sta ottenendo l'unanimità di... Cosa c'entra nel raggiungimento della verità, e poi lei è una persona autorevole, quindi glielo chiedo. No, perché qualcuno parla di teorema sull'inchiesta della Procura di Palermo sulla trattativa. Lei che ne pensa? Guardi, io sulle inchieste per deontologia professionale non mi posso pronunciare. Io so che la tendenza all'accertamento della verità e della giustizia deve essere un imperativo categorico per tutti noi, magistratura, forze di polizia e anche cittadini e istituzioni. Mi pare che già si è fatto qualcosa in questo senso. Io ho avuto il privilegio di sentire per primo Gaspare Spatuzza, che ha riaperto il discorso sulle stragi, e dobbiamo a lui e a questa attività successiva se oggi possiamo ridiscutere di qualcosa che era caduto nell'oblio più completo, anche con sentenze definitive della magistratura. E quindi dobbiamo continuare su questa strada. Quindi non ci sono procure che perseguono teoremi. Grazie, Presidente.